Impianto scenografico, originalità del soggetto, brio e luci. Sono solo alcuni dei criteri di valutazione per decidere quali saranno i bozzetti dei carri scelti per la prossima edizione del Carnevale di Fano 2020. È vero, alla festa più colorata e divertente dell'anno mancano ancora 6 mesi, ma per costruire queste gigantesche opere su ruote ci vogliono tempo, concentrazione e pazienza. Tema dell'evento, le vie dell'eco, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, dove green, ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente saranno il filo conduttore della manifestazione più antica e dolce d'Italia. In programma il 9, 16 e 23 febbraio, il Carnevale di Fano accende i motori e inizia a fare sul serio, partendo appunto dalla scelta dei bozzetti, 3 i nuovi carri di prima categoria ed un minicarro. Andrà a gomma piuma per caso la realizzazione di un carro di prima categoria, a Carnival Factory la realizzazione di 2 carri di prima categoria e a Fantagruel, nella persona di Mauro Chiappa e la sua squadra, un minicarro e appunto la ristrutturazione del carro del Pesce Azzurro. Le risorse saranno suddivise come orientativamente come lo scorso anno, 40.000 euro per i carri di prima categoria, 11.000 euro per i minicarri. E ecco, invece per quanto riguarda le mascherate ancora dobbiamo incontrarci e insomma metterci mano. A stabilire quali saranno le opere meritevoli sarà un'apposita commissione che nella giornata di martedì 10 settembre si riunirà nel primo pomeriggio negli uffici dell'ente carnevalesca e analizzerà i lavori presentati dalle associazioni Carnival Factory, Fantagruel e Gomma Piuma per caso. Noi abbiamo contattato il Carnevale di Cento, il presidente del Carnevale di Cento, felicissimo, verrà a presiedere la commissione con il figlio che è il direttore artistico, 2 maestri carristi di una delle associazioni del Carnevale di Cento. In più ci sarà una costumista che è Maria Letizia Della Felice e l'architetto Stefano Maria.